rieccovi di nuovo insieme al Becker, il vostro macellaio di fiducia. Primo attore di quest'oggi è il midollo osseo, un ingrediente che è ricco di proteine e anche di calorie. Il midollo si distingue in due categorie, il midollo spinale e il midollo invece osseo, come in questo caso. Generalmente il midollo osseo si ricava da uno dei principali ossi dell'animale, quindi del bovino, proprio la tibia. Vedete che ha un'incavatura molto ampia e quindi qui si deposita una gran parte di midollo che ha delle caratteristiche particolari, perché è un midollo che si distingue nettamente da quello spinale per essere più grasso, più oleoso e anche più sapido, quindi più ricco di sapidità, di sapore. Con questo midollo farò la ricetta di quest'oggi insieme allo chef. Prima però godetevi una splendida cartolina da un paese magnifico, Malcesine. Adagiata alle pendici del verdeggiante Monte Baldo, Malcesine sembra sorgere dalle acque del lago di Garda, con il suo affascinante centro storico di impronta veneziana. A dominare la vista è l'imperioso Castello Scaligero, il cui odierno aspetto è figlio di più rimaneggiamenti lungo la millenaria storia, partendo dall'originario Mastio Longobardo. Dal 1902 è divenuto monumento nazionale, come pure il gotico Palazzo dei Capitani, costruito dagli Scaligeri a cavallo tra XIII e XIV secolo, che fu sede dei governatori e del capitano del lago, massima autorità territoriale. Tutto attorno le strette e colorate vie del borgo antico, nel quale potrete immergervi per vivere rilassanti momenti, contemplando le atmosfere di questi splendidi luoghi, come fecero nei secoli scorsi personaggi illustri quali Kafka, Goethe e Gustav Klimt, che volle dedicare a queste magiche terre alcune delle sue opere più significative. Vi ho descritto velocemente le caratteristiche di questo ingrediente, ma soprattutto vi ho mostrato anche una città suggestiva come Malcesine. Ora però dobbiamo fare la ricetta, sempre con lui, con il maestro Giuseppe D'Aquino. Ciao Giuseppe. Ciao Fabrizio. Ciao. Tu sei ormai molto ben predisposto nell'esaltare questi ingredienti del quinto quarto, comunque ingredienti che ricordano il passato perché vengono utilizzati non in maniera così straordinaria adesso. Che ricetta farai? Assolutamente. Allora guarda Fabrizio, questo è un midollo tibiale. Certo. Per cui ha delle caratteristiche, come tu sai e tu mi insegni, ben diverse dal infatti, midollo spinale. Infatti l'ho spiegato quindi che è molto ricco di calcio, proteine, certo, tutto. Molto acquoso, ecco. Farinoso. Quindi il midollo in tempi antichi, insomma tantissimo tempo fa, veniva utilizzato come complemento di una ricetta, tant'è che nel risotto alla milanese si usa come base, no? Certo. Del risotto. Ecco, io ho voluto farlo diventare il protagonista della ricetta. Ah, quindi un primo attore. Quindi un primo attore, proprio metterlo in primo piano, in prima luce e realizzare una ricetta col midollo. E come l'hai chiamato questa ricetta quindi? Questo è un midollo, uovo soffiato e tartufo. Grande. Vuoi che iniziamo a fare la ricetta? Assolutamente sì. Ho visto che ha del pane, però mi hai messo del pane anche qui, ho visto. Ti spiego. Sì, allora, questa è la base del midollo. Come dicevo, anni addietro, si aromatizzava il pane in assenza di olio, si certo. Scioglieva il midollo e si aromatizzava il pane con questo ingrediente che dava sapore al pane, quindi certo. Diventava una vera e propria cena. Ingrediente o naturale. Pranzo che sia, certo. No? In campagna. Noi abbiamo fatto cosa? Abbiamo fatto un crumble di pane, facciamo un crumble di pane semplicemente tostando il pane con aglio in camicia, rosmarino e salvia e un filo d'olio. L'aglio non lo dobbiamo tagliare, lo utilizziamo così in camicia come perfetto. Ce l'hai. Il rosmarino puoi anche fare così, lo lasci certo. Così il rosmarino. Non lo vado a sminuzzare? Non lo sminuzzare, dopo utilizzeremo il tutto. Quindi perfetto. Ci mettiamo un filo d'olio. Qua. Allora, intanto io inizio a tagliare lo scalogno che ci servirà dopo. Adesso fai scaldare un attimo, raggiungiamo la temperatura che ci interessa. Certo. E dopo. Come ti è venuta l'idea? Tostiamo il pane. Di questa ricetta. Non dico che sia molto semplice, però utilizzare un ingrediente che è sempre stato utilizzato come complemento, farlo diventare il protagonista, credo che sia una cosa molto interessante. Questa è molto bella, anche perché in effetti il midollo è ricco di calcio, è ricco di sostanze che servivano anche perché non si mangiava molto. Oggi è stato nobilizzato, quindi è stato interpretato alleggerendolo un po', come in questo caso. Posso mettere questo? Sì, metti il pane. Questo è il pane che mettiamo, ecco qua.
Adesso che lo metti, continuano a girare con un cucchiaio così, certo, non si attacca. Lo aromatizziamo. Allora, guarda Fabrizio, io ti passo davanti. Certo. Nel tempo che tu finisci questo, io certo, intanto inizio a tagliare il midollo, perché ci serve. Quindi lo vai proprio a sminuzzare con il coltello. A sminuzzarlo, sì. Quanto lo devo fare? Questo, a differenza di altre cose, non lo andremo a cuocere, bensì solo a scaldare. Anche perché in effetti, Beppe, questo, beh, la cottura è velocissima, si scioglierebbe velocissimamente. Assolutamente. È come il burro. Certo. È come il burro. Cosa dici? Quindi adesso cosa facciamo? Perfetto, perfetto. Lo spostiamo quindi? Sì, lo spostiamo. Mettiamo qui. Ecco, come vedete qui io non aggiungo sale. Non abbiamo bisogno di sale. No, perché c'è già sapidità. È già naturale. Sapidità, è già tutto salato, quindi certo, non abbiamo bisogno assolutamente di sale. Devi versare, ecco, anche questo. Questo è il midollo. Ah, metti questo, facciamo insieme così. Quindi andiamo a aromatizzare con della salvia, rosmarino e soprattutto scalogno. Perché lo scalogno? Lo scalogno ci dà dolcezza. Quindi va a bilanciare un po' quella la sapidità. Sì, ecco. Adesso, una volta fatto questo, certo, dove andiamo praticamente a rendere quasi cremoso, no? Certo. E questo tutto quanto, sembra un, ecco, un patè. Un battuto di lardo, certo, un patè. Ecco, prendiamo il pane. Certo. Questo. E aggiungiamo il pane. Ecco, è praticamente la, il risultato finale. Finale. Sì, esatto. Sì, questo utilizziamo questo semplicemente perché questo è ancora caldo. Certo. Quindi col calore potrebbe sciogliere il, la parte, diciamo, questa crema, ecco, che è quello che non vogliamo, chiamato, almeno in questo momento non vogliamo. Ho visto che qui si è andato molto ad occhio. Sì. Dammi l'indicazione per capire quando, soprattutto a casa. Allora, la proporzione deve essere 1 a 3. Ho capito. Una parte di midollo, tre parti di pane. Qui non andremo a cuocere, bensì a scaldare con un cannello e aspettare che si sciolga tutto quanto. Adesso noi utilizzeremo l'osso, quindi certo, la parte dell'osso che abbiamo chiaramente pulito. Certo, tagliato a metà. E abbiamo, ecco, l'abbiamo tagliato a metà, esatto, chiaramente con... E come vedi è ben pulito, bianco. Abbiamo usato una tecnica semplicissima, l'abbiamo semplicemente sbollentato in acqua e aceto. Quanto è bello, Giuseppe, e poter lavorare ancora con le mani in maniera da intensificare la sensibilità, trasmettere la sensibilità del cibo anche con la sensibilità. La sensibilità del cibo è soprattutto il calore delle mani, no? Assolutamente, io lo dico sempre. E dove riesci a fare delle cose che ci hai messo qualche... con qualunque, scusa, tipo di attrezzo non riusciresti mai a fare. Sembra quasi in bolla. Ecco, perfetto. Questo è quasi in bolla. Allora, gli andiamo a dare ancora una... un appiattimento ulteriore. Ecco, un appiattimento, questo è il midollo, diciamo, iniziale, certo, lo abbiamo semplicemente aromatizzato e adesso andiamo a concludere il piatto. Certo. Noi praticamente in questo momento possiamo già impiattare perché, perfetto, la fase di cottura sarà una fase finale. Certo. Quindi andiamo a comporre il piatto e poi lo concludiamo. Perfetto. Okay? Ci tagliamo solo un po' di tartufo che ci servirà per guarnire il piatto alla fine. Anche buono, è eccezionale. Tanto sia eccezionale. Molto buono. Esatto. Perfetto. Ce lo mettiamo. Senti, io ho visto cose che ricordano la tradizione, ma ho visto anche cose moderne qui. Mm-hmm. Ho visto questo io prima. Immaginavo che me l'avresti chiesto. Lo tenevo d'occhio, immaginavo, questo. Immaginavo che me l'avresti d'occhio, chiesto, Fabrizio, immaginavo. Vuoi sapere d'occhio cos'è, vero? Sì. Lo sì, dico subito. Cioè, l'attrezzo so cos'è. Cosa c'è dentro questo, allora, sifone, vero? Ecco. L'abbinamento classico è sempre uova tartufo. Sì. Mi insegni, no? Sì. Ecco. Adesso noi qui abbiamo fatto un uovo soffiato. Sì. Quindi ricco d'aria. Come facciamo? Facciamo uno zabaglione d'uovo. 240 grammi d'uova, 100 grammi di panna, 20 grammi di montasio. Anche 2,50, no? Di uova. Anche 2,50. Va bene, anche 2,50. No, non è un problema. Montasio quindi fresco, cuociamo a bagnomaria, cuociamo a bagnomaria uno zabaglione classico, lo montiamo. Lo lasciamo, non lo portiamo troppo spumoso, semplicemente mischiamo e portiamo a temperatura. Certo. Okay? Dopodiché lo inseriamo nel sifone con due cariche di gas, agitiamo e ti faccio vedere il risultato. Perfetto. Quale sarà. È una forma un po' diversa per proporre uovo. Assolutamente, ma poi Beppe ormai il sifone ce l'hanno tutti in casa, ce l'hanno quindi tutti, si possono utilizzare. Ecco. Quindi andiamo, allora, a impiattare? Adesso, sì, andiamo a impiattare mettendo sul piatto. Cos'è, un prezzemolo? Po' di... No, non è prezzemolo, questo è polvere di rucola. Ma polvere di rucola. Ecco. Polvere di rucola, ci sta un po' di senso di amaro. Certo. Questa fatta semplicemente, vediamo che è proprio una polvere. Certo. Quindi noi prendiamo semplicemente la rucola, mettiamo in forno a 70 gradi e, certo, lasciamo stare per una notte.
No, 70 gradi 70 sempre acceso. 70 gradi per una notte, forno statico, senza ventilazione. E non senza, si brucia. Senza, cioè, umidità, non si brucia. Questo ci servirà da mettere semplicemente sul piatto, dove andiamo a dare una sensazione un po' di terra. Eh sì, hai dato... di campagna. Questa base che ricorda un po', esatto. Questo invece... Useremo anche questo. Questo è un fondo di vitello. Ah, un fondo classico caso... di vitello, proprio per richiamare... Quello che è comunque il midollo, esatto. Quello che è il midollo. Questo lo fai ovviamente andare questo per tempi lunghi, lo vai a addensare proprio per decantazione in cottura. Assolutamente, no? Questo viene cotto 4 giorni praticamente. Certo. E adesso andiamo a mettere un po' quelle che sono le nostre erbette. Questi sono dei germogli. Questi sono dei germogli. Ovviamente commestibili, immagino. Assolutamente. Questo è eduli, quindi. È un germoglio di basilico, quindi... Questo invece che germoglio? Questo è un crescione di fiume. Ah. Questo dà una freschezza incredibile al piatto. Quindi accendiamo il cannello e andiamo a sciogliere. Quindi vedi come avviene la caramellizzazione del midollo? Guarda. Infatti vedo come... Il calore chiaramente si trasferisce sotto. Certo, anche perché ricordiamo che l'osso è un trasmettitore di calore. Perfetto. Adesso lo metti perfettamente al centro, mi raccomando. Così, perfetto. Con delicatezza. Perfetto. Tac. Ok. Adesso manca questo. Sifone. Mi dai una coppetta di quelle? Assolutamente. Tartufo. Hai voluto esagerare, Beppe? Mettiamo ancora un germoglino e abbiamo finito. Questo è un germoglio di pisello. Beh, ecco Fabrizio. Io devo dirti una cosa, Beppe. Questo è un piatto che mi incuriosisce, perché lavorare in questo modo il midollo è sempre qualcosa di nuovo e di interessante. Non vedo l'ora di assaggiarlo, però come sempre io lo ricordo che chiunque può essere bravo in cucina purché ci metta passione. Parola di Becker e di Giuseppe D'Aquino. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.